Torino si prepara ad accogliere una delle opere più significative e importanti della Basilica Vaticana, vale a dire la tavola di Ugo da Carpi, dipinta alla vigilia del Giubileo del 1525 per l'altare del Volto Santo in San Pietro, l'altare più importante dopo l'altare papale sopra la tomba dell'Apostolo. Questa tavola ha una storia particolarissima. Intanto c'è scritto in basso a sinistra, sotto i piedi di San Paolo, fata da Ugo da Carpi, intagliatore senza pennello. In realtà non è un dipinto su tavola, ma è una stampa. Ugo da Carpi è infatti noto come maestro della stampa dei chiaroscuri a matrici multiple sovrapposte e porta questa tecnica anche per la tavola di San Pietro. Questa tavola fu vista da Michelangelo e Vasari. Vasari ci ha riportato ciò che disse Michelangelo quando vide questa tavola. Vasari gli disse: guarda che cosa ha fatto il nostro Ugo da Carpi per San Pietro. Ha fatto questa tavola e l'ha fatta senza pennello. E Michelangelo rispose: sarebbe stato meglio se il pennello l'avesse usato e l'avesse fatta in migliore maniera. Ecco, questo non aver usato il pennello è proprio quello che è stato studiato in occasione di questa mostra, la particolarissima tecnica di esecuzione. E questa mostra di fatto è l'esito di uno studio complesso e articolato fatto da figure professionali diverse che ci hanno raccontato e raccontano al visitatore di oggi la storia di questa tavola e la particolarissima tecnica di esecuzione sulla base delle ricerche scientifiche condotte in collaborazione con i Musei Vaticani. Una sezione infine della mostra presenta una serie di chiaroscuri che vengono dal gabinetto di segni e stampe degli Uffizi realizzati da Ugo da Carpi, ma è anche esposta la xilografia di Dürer, che viene dai Musei Reali Galleria Sabauda, e anche il disegno preparatorio di Parmigianino proveniente dagli Uffizi.